viaggiare e noi abbiamo un amico qui a Camper che si occupa di tutte le più belle e più gustose sagre d'Italia. Ma lui c'è? Certo, Marco Di Buono. Ma dove vai a ballare? Buongiorno, oggi mi trovo in Puglia, precisamente a Turi, provincia di Bari, perché c'è un evento importantissimo, famoso in tutta la Puglia, la sagra della ciliegia ferrovia, un prodotto straordinario definito l'oro rosso di Puglia. E allora, andiamo a conoscere meglio questo prodotto. Buongiorno signore, buongiorno, buongiorno Giuseppe. Buongiorno, buongiorno a voi. Eccola la famosa ciliegia. Allora, raccontamela, che caratteristiche ha? Allora, la potete ben vedere, ha una forma di cuore, ha un sapore croccante, dolce, è una favola della nostra Puglia. E allora va assaggiata? Certo. Senti, perché si chiamano ferrovia? Allora, questo perché negli anni 40 fu trovata una pianta vicino dei binari della stazione e da lì praticamente furono fatti degli innesti su altre piante e darono il nome di ferrovia proprio perché situata vicino una ferrovia. Allora, noi siamo in un campo di ciliegie. La raccolta viene effettuata esclusivamente a mano. Certo. Mi insegni, perché io voglio dare una mano sì. Oggi, voglio dare il mio apporto. Non bisogna mai sbagliare perché bisogna prendere il peduncolo, altrimenti poi senza peduncolo la ciliegia non avrebbe senso. Allora Giuseppe, grazie per l'ospitalità, spero di essere stato utile nella raccolta delle ciliegie. Queste volte, guarda quante ne ho raccolte. Ecco, te lo lascio perché adesso mi sposto a Turi, nel cuore della sagra della ciliegia ferrovia. Andiamo, grazie, ciao, buon lavoro! Trentesima sagra della ciliegia ferrovia qui a Turi. Questa viene chiamata la strada dell'oro rosso. Perché? Beh, basta guardare. Oro rosso di Puglia. Ciliegie, ciliegie ferrovia. Il mio futuro lavoro è questo. Ciliegie! Livio, perché è così importante per voi questa manifestazione? Beh, la sagra della ciliegia non è altro che festeggiare il lavoro, il duro lavoro dei nostri agricoltori. Loro cominciano già qualche giorno prima della sagra a raccogliere, a andare nei campi. Turi inizia la raccolta della Bigarò, che è la qualità primizia, poi segue la Giorgia per poi chiudere con la ferrovia, che è quella proprio autoctona del nostro paese. E allora festeggiamola nel migliore dei modi. Musica maestro! Cara Roberta, caro Tinto, oggi voglio chiudere in dolcezza questa giornata, proprio con un dolce tipico turese, la faldacchea, detto anche dolce degli sposi, perché viene regalato dagli sposi a fine cerimonia. Quindi io adesso ho il tempo di mangiare una cosina, prendo il treno e torno da voi. Ci vediamo, ciao! Grazie, grazie a Marco Di Buono, eh. È partito il treno, hai visto? Infatti. Ciao Tinto, buongiorno! Buongiorno a tutti! Grazie dell'uva! Però quella è a Marino, che è un po' vicino Roma, insomma. Allora, invece tu da Turi, caro Marco, che cosa sì. mi hai portato? Guarda un po', hai visto? Questo è un fischietto. È un famoso fischietto, i fischietti di terracotta di Rutigliano, che mi ha regalato proprio un signore a Turi, il signor Angelo, molto simpatico. E c'è una lunga tradizione di questi fischietti, c'è addirittura a Rutigliano un museo del fischietto in terracotta e anche un concorso nazionale del fischietto in terracotta della città di Rutigliano. Certo. Quindi la Puglia è tutta da scoprire, insomma. Assolutamente, io poi sono nato a Mesagne e quindi sono cresciuto, stordivo mia nonna proprio con questi fischietti. Ma le ciliegie ferrovia le hai mai sentite? Certo. Le hai mai assaggiate? Assolutamente. Hai sentito quanto sono carnose, dolci, una polpa incredibile. Una tira l'altra. Allora, visto che abbiamo il weekend, certo. no, alle porte, oggi è lunedì, abbiamo tutta la settimana per poterci organizzare, dacci tre appuntamenti. Allora, guarda, vai, ti chiedo di tenere grazie. Il fischietto. Tre sagre, E voilà. Vai. Ho la mia agendina. Cominciamo dal nord. L'antica sagra del Visateo. Ok. Corte di Piove di Sacco in provincia di Padova dal 17 al 19. Ecco, Padova conosco, ma il Visateo che cos'è? Allora, il Visateo sono dei piccoli pezzetti di anguilla che vengono infarinati e poi fritti. Ah. Sicuramente il nostro Marco Bottega già conosce, li conosce. Sì, certo. Sicuramente. Questo al nord, questa provincia nord. Di Padova. Poi andiamo al centro, Festival del Tordomatto, matto dalle gare, a Zagarolo, provincia di Roma, il 18 e il 19 giugno. Ok. E infine un appuntamento per il sud,
sagra del cinghiale a Dugenta, in provincia di Benevento, il 17, 18 e 19 giugno. E la particolarità è che le pietanze vengono servite in piatti di terracotta, quindi pappardelle al cinghiale e fagioli con salsiccia di cinghiale. Una bontà. E i cinghiali non mancano. Grazie, Marco Di Buono. Si parte in tromba.